L'eredità resta su Rai 1. Molti dubbi sulla conduzione di Pino Insegno. Accordo raggiunto tra Rai e Banijay. L'eredità non cambia rete televisiva. La Rai targata governo di Giorgia Meloni nelle ultime settimane sta navigando in un mare di incertezze a causa del flop ascolti del Mercante in Fiera e di altri programmi che non stanno rendendo secondo le aspettative. Nelle scorse ore si era vociferato di un clamoroso cambio di rete dell'eredità, con il portale Davide Maggio che aveva affermato che la Rai non aveva ancora raggiunto l'accordo per il prolungamento con la casa di produzione Banijay, e dunque avrebbe potuto perdere dopo tantissimi anni il famoso game show. Ma poco fa è arrivata una notizia tanto attesa dai telespettatori che ha cambiato nuovamente le carte in tavola. L'eredità resta in Rai per i prossimi 2 anni. Ma chi sarà il conduttore? Secondo quanto dichiara ora il portale TV Blog, ci sarebbe la fumata bianca tra Rai e Banijay per mantenere l'eredità nel palinsesto dell'azienda di Viale Mazzini. Secondo quanto apprendiamo, la trattativa fra Rai e Banijay è andata a buon fine e si è conclusa nelle scorse ore positivamente. L'eredità dunque resterà su Rai 1 e tornerà in onda, come già trapelato, dal prossimo mese di gennaio fra Vita in Diretta ed il TG1 delle ore 20. Ma se dunque sembra certa la messa in onda dell'eredità sulla Rai, nonostante la clamorosa indiscrezione dei giorni scorsi, si sta discutendo il conduttore che prenderà il timone del famoso programma televisivo, con Pino Insegno che sembrava certo del posto ma che ora invece potrebbe non essere lui il prescelto. Pino Insegno in forte bilico per l'eredità. La Rai deciderà di far rimanere Flavio Insinna? L'accordo tra Rai e Banijay prevede il rinnovo dell'eredità sulla rete generalista italiana per i prossimi 2 anni. Ora però il direttore dell'intrattenimento Daytime Angelo Mellone dovrà occuparsi di affidare la conduzione del game show, che non è stata ancora assegnata nonostante da tempo si vociferi dell'avvicendamento tra Flavio Insinna e Pino Insegno. Ma quest'ultimo, dopo il flop ascolti del Mercante in Fiera, gode di minor fiducia nell'azienda di Viale Mazzini, che potrebbe dunque trovare un'alternativa. E non è esclusa la possibilità di una clamorosa permanenza di Flavio Insinna, di cui si era detto che avrebbe lasciato il programma dopo essere stato il condottiero delle ultime 5 edizioni. Per ora va ancora in onda Reazione a Catena con Marco Liorni, prolungato dopo il successo degli ascolti, e quindi ci sono circa 2 mesi prima dell'inizio dell'eredità per scegliere il presentatore. Vedremo chi sarà al timone del game show a partire da gennaio.